Ciao a tutti, oggi prepareremo i golosini Nutella e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa, più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono mascarpone, panna fresca messa in congelatore 45 minuti prima di iniziare la ricetta, zucchero, pavesine al cacao e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Togliere dal boccale 25 g di zucchero a velo e metterli da parte in una ciotola e il resto lasciarlo nel boccale. Abbiamo lasciato nel boccale 25 g di zucchero, posizioniamo la farfalla spingendola bene a fondo, versiamo la panna. E la facciamo montare senza impostare il tempo e senza misurino a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. La panna è ben montata, mettiamola da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, riposizioniamo di nuovo la farfalla, versiamo il resto dello zucchero a velo, aggiungiamo il mascarpone . Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 3. Rimuovere la farfalla e trasferire la crema di mascarpone nella ciotola con la panna. Amalgamiamo delicatamente. Trasferire la crema in una sacca a poche con beccuccio largo e trasferire anche la Nutella in una sacca a poche. Dopo aver riempito le sacche a poche con la Nutella e la crema al mascarpone, adesso andremo a formare i golosini. Sovrapponiamo i due pavesini e completiamo decorando con altra Nutella. E proseguiamo così sino al completamento degli ingredienti. Golosini Nutella e mascarpone. Si conservano in frigo fino al momento prima di servirli. Grazie e alla prossima ricetta!